essere che alla fine della prima settimana uno dice ma no, perché l'intenzione è quella di mettere in gioco una serie di cose, compreso il metodo. Quindi questo, qui abbiamo, siamo riusciti a, a trovare un luogo e del tempo, no? In un processo, in un progetto di gratuità di fondo. E questo ci permette appunto, grazie alla sua gratuità e alla sua natura, di non decidere nulla. Cioè, c'è una situazione un po' imbarazzante dal punto di vista creativo. E spesso è legata, almeno si dice che sia legata ai rapporti con le istituzioni, a, con un'economia regionale e comunale, e l'attenzione che c'è nei confronti di, questa, di queste problematiche. Io e non sto dicendo che non è vero, no? Non sto dicendo che è vero, però non vorrei che fosse un alibi o un, come dire, un modo per cadere nella trappola e quindi poi non darsi la possibilità vera di lavorare intorno alle cose, no? Io sono una persona che si è rotto i coglioni del teatro 18 anni fa. No, non 18 anni fa, io ho deciso che, siccome ero convinto che l'unica cosa che avrei mai potuto fare in vita mia era a teatro, ho fatto una sfida a me stesso e, come quelli che smettono di fumare, il giorno 16 giugno del 1998 ho deciso nel 96 che avrei smesso di fare teatro. Con Michele avevamo interrotto un discorso appunto 15 anni fa, però le cose che stiamo dicendo qui sono quelle che mi hanno portato al 16 giugno del 98 di dire mi sono rotto le balle. Soltanto che ho semplicemente preso assunto le decisioni in negativo, no? Siccome la cosa non mi interessa, non mi piace com'è, sì, faccio un passo indietro. Questo è un passaggio di maturità, siccome continua a non piacermi com'è, faccio un passo avanti. Vediamo di che cosa si tratta, se è possibile chiedersi qualcosa. Pensiero che c'è alla base di tutto è che se non c'è l'economia non c'è la creazione, ed è questo per me assurdo, no? Cioè, capisco che essendo un mestiere, essendo, l'economia è alla base, però lo slancio creativo secondo me dovrebbe continuare a essere un problema che non ha l'economia alla base della sua esistenza, no? Allora, ci prendiamo del tempo in un luogo anche per interrogarci su questo, se siamo ancora in grado di fare tutto questo a prescindere dal problema economico. Il modo in cui girano i soldi oggi non può che produrre quello che noi vediamo, e che quindi il problema di creatività è un problema probabilmente di budget, e che quindi per cambiare e fare qualcosa di molto attivo di teatro vuol dire come minimo uscire da qualsiasi logica di finanziamento, qualsiasi logica. Reinventarsi una logica, sapendo che i soldi ci vogliono, ma che se io ottengo lo stesso processo, lo stesso metodo di finanziamento, di acquisizione di soldi, produrrò esattamente la stessa leva, non c'è cazzo.